Bentornati al Caffè Amaranto di via Trento Trieste, nuova puntata di A Tutto Campo, tanti filmati questa sera da farvi vedere sulla situazione anche inerente allo stadio, sul pareggio dell'Arezzo di sabato scorso, un altro pareggio che ha lasciato un po' di amarezza contro il Piacenza, e poi sentiremo l'intervista al presidente Giorgio Lacava sia su questo pareggio beffa un po', visto il modo in cui è arrivato l'autogol di Burzigotti, ma anche sul CDA di sabato scorso, su quello che accadrà domani, di cui parleremo tra poco. Tra poco sentiremo subito le voci di Dalcanto che spiega quelle che sono state le sue scelte anche durante la partita appunto contro il Piacenza. Intanto vado a ritrovare un grande tifoso dell'Arezzo, sì. Jacopo, come stai? Esatto, sì. Bene? Sì, sì, benissimo, sì. Allora, durante questa puntata ti farò qualche domanda su quelle che tu hai visto la partita, l'hai vista al computer, in televisione? In televisione, sì. Allora, ti chiedo subito, secondo te ti è piaciuto l'Arezzo, come ha giocato? Allora, l'Arezzo ha giocato molto bene, diciamo, e ha dominato, poi tutto nel primo tempo e metà nel secondo tempo. Poi, sempre infatti, il gol realizzato da l'assist di Rolando e un tiro di Foglia, sempre nel primo tempo, che questo Rolando ha divorato un gol di 2-0 su Arezzo. Ha sbagliato un gol quasi fatto. Vabbè, sì, 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 sì. Peccato, perché con quel gol lì forse la partita si vinceva. Sì, diciamo di sì. E poi dopo nel secondo tempo c'è stato, a un certo punto l'Arezzo si è un po' perso, no? Esatto, sì. Adesso ha perso, infatti, bravo, che nei minuti 73, no? E più che di Piacenza, e l'Arezzo aveva dominato, ecco. E il gol della tua rete di Burzigotti. È stata sfortunata. Bravo, sì. Allora, dopo mi dici invece che cosa ti è piaciuto di più, cosa ti è piaciuto di meno. Adesso sentiamo Dalcanto che spiega appunto soprattutto i cambi che sono stati fatti nel secondo tempo, quasi che abbia voluto accontentare un po' quei critici che in passato chiedevano una gestione diversa della partita, e accontentandoli o comunque andando in quella direzione, perché ovviamente riteneva valide quelle sostituzioni, per un gioco anche del destino, proprio uno di questi giocatori entrati dalla panchina, Burzigotti, è stato il protagonista della sfortunata autorete. Sentiamo allora sia Dalcanto sia un altro allenatore di cui sentiremo probabilmente parlare, che è Franzini, che probabilmente è pronto per anche allenare probabilmente in categorie superiori. Sentiamo. Che alla fine della partita, perché è venuto fuori il risultato di parità, ci può stare. Per come si è sviluppato potevamo un po' fare meglio, un po' ottenere qualcosina di più, perché alla fine per un'ora la squadra ha fatto molto bene. Poi ho visto che secondo me il Piacenza prendeva campo sugli esterni, alla lunga ci sta. Io comunque nei cambi in mezzo al campo ho messo dentro Remedi, che è un lungo degente, sono quasi 2 mesi che è fuori, e Benucci, che bene non sta, però sia Buglio che Serrotti secondo me era meglio rifiatassero, e ho pensato di mettermi a 5, e così la finiamo con sti cazzo di cambi in corsa o di cazzo di moduli in corsa, perché il calcio non va per il 5-3-2. Allora io per assurdo ho messo 3 animali dietro per non prendere gol, ho preso gol su un cross, ma la colpa è la mia, facciamo così. L'ho fatto perché al 23esimo, quando ho fatto il cambio, pensavo di spegnere definitivamente loro, perché hanno messo Perez con 2 attaccanti bravi nel gioco aereo. Rischiava di diventare il primo tempo di Gozzano, dove continuavano a picchiarmi 50 pallonate lì, le hanno picchiate uguale, però alla fine hanno avuto 2 mezze strisciate, una hanno fatto gol e una fra un po' lo fanno di nuovo, perché hanno quella caratteristica là. Però è chiaro che dopo nello sviluppo dell'azione cambia un po' tutto, perché comunque nel terzo difensore di sinistra, nel quinto di sinistra avevo Pelagatti e Luciani, che sono 2 destri, quindi qualcosina vado a perdere, però oggi Mancini di ruolo non ce n'avevo, e quindi va così. Però i ragazzi
e gli devo fare soltanto i complimenti, perché dopo una batosta come quella di Carrara abbiamo fatto un'ora di buon livello, dove se facciamo il 2-0 con Rolando probabilmente la partita è finita, però non l'abbiamo fatto, vuol dire che dobbiamo far meglio pure questa volta qua. Zappella, perché fino ad oggi ha dimostrato grande affidabilità, quindi già con la Carrarese in casa l'andata feci una cosa del genere senza Sala, mi sembrava la soluzione più logica per quello che sono le nostre esigenze di oggi. Oltretutto non sapevo come potesse venire il Piacenza, visto che nelle ultime quattro partite aveva cambiato quattro moduli. Per il discorso di Nello era, secondo me, 3-4 partite che era un po' appannato dal punto di vista fisico. Quando vedo che nello spunto degli ultimi 20 metri ci arriva poco, vuol dire che deve recuperare, ma gliel'avevo detto in modo sereno. Oggi ne è entrato, perché poi l'evolversi della partita non mi ha portato a farlo entrare, perché nel cambio di modulo poi ho levato paradossalmente un giocatore offensivo, però niente di che, insomma, se un giocatore di 35 passanni riposa a mezza domenica, le ha fatte tutte infrasettimanali comprese, quindi non c'è problema. Ecco, ha citato questo gol incredibile mancato da Rolando, no? Poteva forse anche cambiare le sorti di questo match? Beh, abbiamo avuto, mi sa, verso la fine del primo tempo, quindi sì, andare a riposo sul 2-0, anche se noi ogni tanto abbiamo rimesso in piedi le partite che sembravano chiuse, però sì, ci avrebbe dato un vantaggio enorme, però il calcio succede, sbagliano giocatori di alto livello, l'ha sbagliato lui, la squadra è entrata col piglio giusto come ha fatto in 32 partite consecutive, quindi ogni tanto sbagliamo la gara, non è perché l'approccio non c'è, c'è perché il calcio c'ha un avversario, c'è una giornata, c'è il vento, c'è la pioggia, c'è il caldo, c'è il campo, c'è tante robe, però la squadra ha fatto quello che doveva. Nel cambio di modulo non è che si è persa, abbiamo sofferto paradossalmente una caratteristica che avremmo dovuto eliminare stando così, perché avevamo un difensore centrale in più, oltretutto alto, e non avremmo dovuto subire cross pericolosi sui quinti perché eravamo in parità numerica. Il calcio non è matematica. Il gol è stato sicuramente casuale, però già da prima la squadra sembrava un pochino più timorosa, almeno dall'alto, cioè, non so se qualche fantasma ha passato, però cammino sicuro. No, per quello che ho fatto i cambi, però mettendo dentro Benucci e Remedi, che sono due lungodegenti, avevo paura che con questo modulo qua potessimo subire qualcosina, e quindi ho tentato di coprirmi un po' di più, ho tentato soltanto di fare un ragionamento logico. Invece a 5 paradossalmente abbiamo subito il pareggio. Dovevo recuperare piena efficienza nei giocatori che sono fuori da tanto tempo, e io credo che questa squadra qua, siccome me la fate tante volte la domanda durante la settimana, perché non cambio di qua, perché non cambio di là, perché sotto gli occhi di un cieco che queste partite qua, questa squadra qua c'ha queste caratteristiche qua, e non è che io mi fisso con un modulo e finisco con quello perché piace a me, perché i giocatori che ho hanno preso questa direzione qua e hanno queste caratteristiche qua. Quindi ho visto che tutte le volte che siamo andati a cambiarlo, Pisa escluso, dove però non abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo fatto un buon risultato, la squadra si è un pochettino persa, quindi... Una curiosità su Salifu, come sta? Sì, ecco, è stato anche lui tra i ipotetici, no, per sostituire Basit? Sì, potevo pure farlo, però alla fine non sarebbe cambiato niente, nel senso che poi i giocatori che fanno più fatica in questo sistema di gioco qua, che devono fare più strada, sono le due mezzali. Buglio, secondo me, era arrivato quando l'ho levato, e Serrotti è comunque un giocatore che ha giocato sempre, dà più qualità che quantità. Un conto è fare... continuare a fare una partita vigorosa nella fisicità contro l'ultima in classifica, e un conto è farla contro il Piacenza, che può saltare fuori da situazioni dove un'altra squadra non lo farebbe. Vabbè, va bene così. Voi avete sotto gli occhi Sottili, la squadra di Sottili 2 anni fa, dove avevate Lucchese in casa con 2 risultati, la squadra perde. Io credo che la squadra debba arrivare al playoff in condizione, soprattutto mentale. Poi se si può tentare di evitare un turno o 2 o 3, siamo i primi che ci provano. Se non ce la facciamo, giocheremo i turni che dobbiamo fare, ma l'importante è che la squadra ci arrivi sana di spirito come lo siamo, quindi non c'è problema. Ma secondo me ci siamo divisi, come si suol dire, un tempo testa, e credo che alla fine il pareggio sia giusto. Arezzo ha fatto molto meglio nel primo tempo, ci ha impedito di giocare, noi non siamo stati in grado di partire con l'azione palla a terra da dietro, siamo costretti a lanciare sempre credendoci molto alti, e abbiamo fatto una brutta partita. Arezzo ha fatto un'ottima partita giocando in velocità, con i suoi attaccanti rapidi, andando negli spazi e approfittando un po' della nostra difficoltà iniziale. Poi secondo me il secondo tempo è cambiata
totalmente la partita, dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico anche, e insomma poi noi ci abbiamo creduto perché l'inerzia della partita è passata dalle nostre parti e dopo il gol ci abbiamo creduto ancora di più. Purtroppo poi siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio, abbiamo tante situazioni al limite dell'area dove bisognava imbucare o mandare in porta il compagno e lì magari è venuto fuori un po' di stanchezza, però non era facile, dopo un primo tempo così, venire a riprendere la partita e poi con personalità anche provare a vincere. Quindi credo che alla fine, un po' per le occasioni, il Lorenzo ha avuto un'altra clamorosa del primo tempo. Per andare 2-0 noi abbiamo avuto cara clamorosa con Perez a un centimetro dalla porta, quindi bene o male anche a livello di occasioni direi che pare giusto. Alla luce anche di quello che è successo sugli altri campi, mister, la vittoria del Pisa, il pareggio dell'Entella, insomma per il suo Piacenza l'obiettivo resta quello della promozione diretta. Ma noi sappiamo che dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, però questo è molto difficile e l'Entella per poter guardare avanti, l'Entella deve perdere qualcosa perché obiettivamente il vantaggio è ancora consistente a poche giornate dalla fine. Al tempo stesso dobbiamo cercare di mantenere la posizione più alta possibile dei play-off e sappiamo che anche questa è un'impresa difficile perché tante squadre attrezzate come quest'anno, tutte raggruppate in pochissimi punti, può succedere di tutto. Però, ripeto, siamo contenti, non è che possiamo pensare ad andare a vincere ovunque, dappertutto. Stiamo facendo vittorie su vittorie in questi mesi e venire ad Arezzo non era facile. È chiaro che con una vittoria avremmo accorciato un punto e si aprivano anche altri scenari nell'immediato, perché chiaramente ci avvicinavamo veramente tanto. Però, ripeto, non è che dice vabbè, vado a vincere ad Arezzo e ci riesci così con lo schioccare delle dita. È difficile e ne abbiamo avuto la testimonianza oggi. Ecco, sorpresa all'inizio dall'Arezzo o ve l'aspettavate così, magari un inizio più di sofferenza? No, beh, sorpreso no, perché sappiamo che gioca in questo modo, però l'ha fatto bene, ripeto, con due attaccanti, due punte che hanno queste caratteristiche di rapidità, di tecnica e di velocità e possono mettere in difficoltà chiunque. Sono in giornata, stasera erano soprattutto nel primo tempo in giornata, ma hanno fatto bene i centrocampisti, sono partiti da dietro, hanno fatto una buona partita. Ripeto, anche senza creare tantissimo, però ci hanno messo in difficoltà e soprattutto non ci hanno fatto giocare noi, quindi ci ha sorpreso relativamente, ha fatto una buona partita, ma come ne ha fatte tante in questo campionato. Siamo insieme dal caffè Amaranto di via Trento di Chiesa, abbiamo sentito un dal canto, ecco, che ha spiegato pane pane vino al vino come ha deciso di mettere in campo dei giocatori. Sembrava che, come era successo in casa del Gozzano, la partita fosse sigillata per l'Arezzo, invece così non è stato. Questo è il decimo pareggio interno dell'Arezzo, un Arezzo che si trova al momento in sesta posizione, che per un gioco poi del calendario giocherà solo un'altra partita in casa, quella con il Gozzano, tra circa un mese, perché poi la partita seguente che l'Arezzo avrebbe dovuto giocare in casa con il Piacenza non si giocherà perché, come noto, è stato escluso, quindi ci sarà il 3-0 a tavolino. Arezzo che adesso è chiamato dalle trasferte in casa della Propatria e poi quella in casa dell'Alessandria. Prima di ascoltare adesso le voci di Foglia, che ha festeggiato la centesima partita con la maglia dell'Arezzo, e Luciani, sono due giocatori veterani ormai, tre stagioni che sono qui con noi, hanno giocato anche i precedenti playoff della gestione Sottili, chiedo a Jacopo cosa ti è piaciuto di più di questa partita. A me è piaciuto di più sono due cose. Allora, prima cosa, guarda di Foglia, e anche di più di riparate di Riccardo Pelagotti. È stato bravo. Sì. Da sicurezza. Invece cos'è che non ti è piaciuto? Allora, a me non mi è piaciuto di più che l'Arezzo ha concesso il gol del pari dell'errore clamorosa, diciamo, che è di Buticoli. Non doveva allungare quel piede in quel modo. Penso alla sconfitta, bravo. È stato un po' una sfortuna, diciamo così, perché era un cross che non era pericoloso. Sentiamo allora Luciani e Foglia. No, il gol comunque fa sempre piacere, a parte, ecco, purtroppo il pareggio. Però il gol fa piacere, l'azione è una delle tante che facciamo durante la partita, delle volte ci viene meglio. È venuta una bella azione, sono contento di aver fatto gol, sono contento di aver ricevuto, diciamo, la maglia celebrativa delle 100 presenze, però
Poi alla fine stringiamo e vediamo che abbiamo portato a casa solo un punto. Per quello che abbiamo fatto il primo tempo forse meritavamo di più nel primo tempo. Nel secondo è vero, abbiamo smesso un po' di palleggiare, abbiamo sofferto le loro palle lunghe e su questo dobbiamo migliorare, perché comunque incontriamo sempre squadre che fisicamente sono un po' più forti di noi, però penso che oggi agonisticamente e caratterialmente abbiamo dato prova di grande compattezza di squadra e abbiamo dato 100%. Senti, quando il mister ha cambiato modulo, avete perso per qualche minuto un po' il palleggio, il fraseggio, anche le misure nel tenere il campo, oppure non è dipeso da quello? No, non è dipeso dal modulo, perché poi se andiamo a vedere anche prima del cambio modulo abbiamo sbagliato 4-5 palle in uscita che poi ti mettono lì e sei in sofferenza, ecco. Mentre quando riesci a tenere la palla tua alla fine, anche se loro attaccano, comunque senti che ci sei, senti che puoi portarla a casa. Quando sbagliamo il primo passaggio in uscita è sempre un correre indietro e questo ci penalizza. Una classifica indecifrabile, per questo conta più arrivare bene ai playoff al di là della posizione finale? Ma innanzitutto speriamo di arrivare più in alto possibile, però sì, è vero. Speriamo di arrivare anche bene mentalmente, perché poi alla fine fisicamente credo che stiamo dimostrando, a parte qualche partita, però penso di collettivamente sbagliata, non penso che poi tutte le partite abbiamo dato sempre tutto e fisicamente ci siamo, anche oggi contro una squadra tosta abbiamo fatto vedere che ci siamo. Per queste 100 la partita da ricordare? No, tutte belle, tutte. E il gol da ricordare? Quello di stasera? No? Sì, anche quello di stasera, dai, ci metto quello con l'entella, quello di stasera, tutti belli, anche il primo, quindi sono... C'è il rammarico e dispiace perché comunque è un periodo così. Ad inizio anno sapevamo che sicuramente nell'arco della stagione sarebbero arrivati determinati periodi negativi per noi, quindi ce lo teniamo stretto perché ci lavoreremo sopra e cercheremo sicuramente di... con il lavoro di superarlo. La partita senza dubbio l'abbiamo tenuta noi per 60 minuti, poi ci siamo abbassati un pochino, abbiamo smesso di giocare, ma sappiamo perfettamente che alla fine giocavamo contro il Piacenza, non giocavamo con l'ultima della classe, però non mi ricordo che comunque loro ci abbiano messo tanto in difficoltà, se non questi continui palloni lunghi, e quindi noi abbiamo imposto il nostro gioco che, come tutti sapete, comunque prediligiamo nel fraseggio. Conosco bene questa categoria, oramai faccio fatica a trovare squadre che giochino come noi, quindi il risultato sì, ok, il gioco magari ce lo prendiamo e mettiamo in tasca, quello che conta è il risultato, però la nostra forza deve essere sicuramente quello dall'inizio alla fine partita. C'è il rammarico, dispiace, ci tenevamo a vincere, ma sicuramente abbiamo fatto una bella figura perché abbiamo lottato palla su palla e abbiamo dimostrato di non essere inferiore al Piacenza anche se loro sono davanti. Di Arezzo va avanti, poi si fa recuperare, no? È un po' una costante che c'è in questa stagione. C'è un filo che unisce tutte queste partite o ognuna ha fatto storia a sé, compresa quella di stasera? No, sono episodi, il calcio vive di episodi, quindi ogni gol che abbiamo fatto e ogni gol che abbiamo subito comunque hanno storia a sé, quindi non le paragono assolutamente, dico solamente che bisogna comunque guardarsi un attimo indietro e vedere dove eravamo e dove siamo. Siamo più che positivi e sapevamo che comunque oggi se avessimo vinto avremmo fatto un grandissimo regalo alla nostra gente, ma come ripeto sono sicuro che loro saranno sicuramente contenti della prestazione che abbiamo fatto, perché ciò che ci chiedono è comunque di mettere l'anima in campo, e noi oggi dal primo all'ultimo tutti quanti insieme, da chi ha giocato, chi non ha giocato, e sicuramente il contributo è anche dato da chi va in tribuna perché è uno stimolo per quelli che giocano. L'abbiamo fatto tutti quanti, siamo più che contenti, peccato per il risultato, ma andiamo avanti e pensiamo subito alla prossima. Comunque sicuramente quello subito, insomma, abbastanza sfortunato, insomma, da un cross la palla è finita l'angolino, c'eri tu poi sul palo, no? Sì, io ero passando a 5, ero un po' più defilato perché comunque mi occupavo della marcatura del quinto avversario. Peccato, perché stiamo parlando di una partita che magari va sul 2-0, la dobbiamo interpretare in un altro modo. Il cross, se lo possiamo definire così, comunque una palla dietro loro e uno sfortunato intervento nostro ha fatto sì che comunque loro hanno pareggiato. Se magari non arriva Burzi sulla palla ci arriva Carlo, quindi va così, è un periodo negativo per noi, ma
sono sicuro che con il lavoro lo annienteremo e penseremo subito a gioire dalle prossime partite, che è quello che conta. Pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di fare più punti possibile. Dove possiamo arrivare lo vedremo a fine stagione. A livello personale, bene a sinistra stasera? Sono abbastanza contento perché comunque sto sconfiggendo un periodo di forma fisica che mi sto portando un po' dietro, però come ho detto anche agli altri ragazzi giornalisti, mi conoscete abbastanza bene, ciò che mi dice l'allenatore faccio, qualsiasi tipo di ruolo mi viene detto di interpretare lo faccio, cerco di dare il mio 100%, cerco di metterci il cuore, cerco di far sì che la squadra si possa esprimere nel migliore dei modi, anche se magari sono messo a sinistra, non è un problema perché questo è un tipo di gruppo che quando il mister chiama in causa ogni singolo giocatore, chi dà il 100% fa sì che possiamo ritagliarci quelle soddisfazioni che ci portano a lottare con le prime della classe per stare lì su. Grazie Ale. E siamo venuti a trovare Stefano Turchi. Come stai Stefano intanto? Bene, 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 benino, dai. Allora, è una stagione questa che diciamo in questo momento proietta comunque l'Arezzo, magari con meno sogni o voli pindarici di qualche settimana fa, però è stata comunque ed è una stagione da protagonista, ancora la classifica è indecifrabile perché le squadre sono vicinissime, quindi tutto è ancora possibile. Come stai vedendo questo momento, anche questa partita di sabato che l'Arezzo insomma avrebbe meritato indubbiamente di vincere, il solito episodio, è finita nell'ennesimo pareggio, cominciano a essere tanti pareggi in casa, questo era il decimo. La sto vivendo come la stiamo vivendo un pochino tutti. Quello che raccomando io da vecchietto è calma e gesso, perché cerchiamo di fare unione, di fare forza, mancano ancora diverse partite, c'è la possibilità di arrivare nei primissimi posti, quindi è stato quello di sabato, se entra la rete del 2-0 probabilmente si chiude lì, non è entrata, c'è stato l'1-1 e ci hanno anche graziato perché la stessa palla, un'opportunità grandissima l'hanno avuto Fabio anche loro, quindi pari e patta alla fine ci sta. E quindi è un Arezzo che sarà chiamato a fare i playoff, al di là della posizione che conterà molto, però come ha detto dal canto dell'intervista che abbiamo sentito prima, ha detto voi avete ancora negli occhi quello che accadde all'Arezzo di Sottili, che partì da grande favorito con la Lucchese, poi fu una partita nefasta che rimanemmo allo stadio fino all'1-1, si andò in vantaggio con Moscardelli, poi ci fu la rimonta della Lucchese e l'eliminazione con la squadra che è arrivata nona, decima. No? E la Lucchese fra l'altro passò anche l'altro turno. Sì. Quindi i playoff è un indovinello. Noi siamo andati in Serie B, in C1, nel 98, quando il Rimini, che aveva dominato tutto il campionato, poi andò a perdere i playoff con lo Spezia. Noi eravamo quinti, se non dico cavolate, per cui ecco, cioè i playoff è un terno all'otto. Sì, bisogna vedere. Sono molto più lunghi. Sì, con che condizioni ci arrivi. Poi ogni partita è una storia a sé. Comunque, secondo me, se a inizio stagione, quando c'era questo precampionato che non finiva mai perché il campionato non iniziava mai, ci avessero detto che ora eravamo in questa posizione, penso che qualcuno non ci avrebbe neanche creduto. Pensiamo a quanti veramente, a quanti giovani ci abbiamo in squadra. Qui apro una piccola parentesi, come museo stiamo organizzando un premio che poi sarà ripetuto nei vari anni, per proprio dedicato a Lauro Minghelli, premiando il miglior under. E noi c'è una vasta scelta su chi andare a premiare, cosa che se vedi quando è uscito il centravanti loro è entrato Tirrani, cioè ci sono rose con questa squadre che speravano nei ripescaggi, non bisogna scordarci che questi hanno delle rose che non sono la nostra. Quindi un attimino i piedi per terra bisogna avere. Poi che discorsi, sognare si può, provare bisogna provarci, perché mica niente è di intentato. Però ecco,
Calma, calma, non andiamo con le polemiche a rovinare una bella stagione. Ti chiedo, visto che è una squadra comunque che ha creato fin dall'inizio, ha lanciato un bel messaggio, tanto che anche quando non è arrivato il risultato è stata sempre applaudita, abbiamo una tifoseria splendida, soprattutto lo si vede in trasferta rispetto anche ad altre città, una squadra che insomma fa simpatia, che sta lottando comunque per la Serie B, come mai però questa città, e questo lo diciamo da tanti anni, non si stringe come potrebbe fare, come ha fatto quando proprio le cose andavano clamorosamente bene? Però adesso le cose comunque vanno molto bene, se pensiamo a quello di cui parlavamo l'anno scorso di questi tempi, cioè perché secondo te non attecchisce più di tanto l'affetto verso questa squadra? Ma questa è una domanda che mi pongo da 40 anni, cioè oramai è dentro questa cosa qua. Arezzo è questa, cioè sono andato a rivedere delle foto della promozione in Serie B all'epoca di Mario Somma, cioè tutti i tifosi dell'Arezzo sfegatati, poi qualcuno si domanda ancora se c'è la tribuna superiore, inferiore, maratona. La maratona, se vai in maratona, cioè, quindi non lo so, è una cosa che per quelli come me che ci sentono è un amaro in bocca che hai, no? Ma questo fa parte proprio di Arezzo, perché se vedi, noi non abbiamo uno sport in cui si emerge. Guardavo l'altra sera la classifica di Serie A di pallacanestro, ci sono città, Avellino, Pistoia, cioè nella pallacanestro sono in Serie A, c'è chi c'è nella pallavolo, e noi non c'è uno sport, a parte la Petrarca, però a livello di sport che porta dentro il palazzetto tanta gente, noi siamo zero, cioè questo botto le ringhiosi fino in fondo, cioè gente che brontola, poi non è cattiva, perché non siamo cattivi, però ecco, all'atto pratico, te se si arriva a essere primi, vedrai che arrivano tutti, ma finché sei terzo non va bene, cioè, ci vuole l'eccellenza, perché anche in Serie B poi le prime partite, ma poi quando si andava più avanti scemava il pubblico, cioè Arezzo È così da sempre. E poi lo sport è l'emblema poi di tutto il resto. Poi, no? Perché c'è un altro fatto, le dirette TV, cioè la TV, c'è gente che vuole sta in poltrona a guardare la Juve. Una volta, se te ripensi alla maratona degli anni 80, era uno spettacolo. Però se volevi vedere una partita andavi a vedere l'Arezzo. Oggi hai la possibilità di vedere chi gioca in Inghilterra, quindi o sei malato o stai a casa. Diciamo, è anche l'emblema comunque della città, anche cioè lo sport riflette poi tutto il resto, e le tante occasioni perse. Ti chiedo infine il Museo Amaranto, ne parlavamo con Pierangelo Cecchini la settimana scorsa, di queste aperture domenicali, di quello che insomma è il percorso, anche qui di strada ne è stata fatta tanta. Sì, guarda, fra poco a maggio sarà un anno che siamo aperti, quindi dopo la lotta prima per entrare, di cui siete stati partecipi e vi ringrazio, siamo pieni di entusiasmo. Io lo dico, siamo poveri perché noi non abbiamo nessuno alle spalle, e quando vedo altri musei mi prende male, nel senso che li vedi strutturati in una maniera, però noi ci si mette tanta passione, e devo ringraziare tanto la società in primis, che c'è sempre stata vicina, e poi tanti ragazzi, tante persone che continuano a portare maglie, a portare. Ora per esempio stiamo facendo l'iniziativa Adotta una foto. In pratica abbiamo creato una parete con tutte le formazioni dell'Arezzo dalla nascita ad oggi. E allora Adotta una foto significa che con 10 euro noi si compra la cornice, tutti amaranto, e poi si regala la foto che è stata adottata al donatore, diciamo così, e sarà fatto poi tipo una sorta di bacheca dove verranno messi tutti i nomi, e la gente sta rispondendo, cioè su 90, una novantina, ora ne mancano a oggi ne mancano 33, ma oggi mi ha telefonato un altro ragazzo, mi ha detto guarda, con i miei amici si viene, se ne vogliono due, la gente risponde, si è fatto l'asta delle maglie in settimana,
con le maglie dei giocatori che erano andati via a gennaio, quindi di questo ringrazio ancora Otello Celia e la società. E la gente ha risposto, perché si sono vendute, ce n'erano sette si sono vendute, cioè per noi è manna. La cosa bella è vedere venuto un signore anziano che ci ha detto: mi avete fatto piangere, sono 54, no, dal 54 che vado a vedere l'Arezzo, quindi questo ti gratifica. Assolutamente, ripaga di tanti sforzi, tanti sacrifici. Grazie a Stefano Turchi, no, complimenti al Museo Amaranto e a presto. Grazie mille, buonasera a tutti. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto di via Trento Trieste. Adesso parliamo un attimo del CDA che c'è stato sabato prima della partita. Abbiamo intercettato proprio al fischio finale il presidente dell'Arezzo Giorgio Lacava, che ci racconta l'amarezza del pareggio e poi ci parla di questo CDA che si sarebbe svolto, insomma, in un clima di grande cordialità. Sentiamo. Al fischio finale di Arezzo Piacenza con il presidente Lacava c'è molta amarezza, no, perché sembrava una partita vinta, anche se chiaramente il Piacenza è una cosa fortissima, sì. Però in quel momento non c'erano segnali. Non c'erano segnali, purtroppo la partita è girata in un certo modo, è così, purtroppo sono storie che si ripetono spesso, però è così. Ricordiamoci sempre, come hai detto te, che rosa abbiamo noi in confronto ad altre rose di squadre che hanno fatto rose per vincere i campionati. C'era solo il segnale che sembrava la squadra che a un certo punto si era creata quasi da sola una paura che non esisteva, no? Perché la palla diventava bollente, è diventata bollente improvvisamente. Lo so, infatti. Oggi sono molto amareggiato, guarda, perché dopo aver visto quel bel primo tempo, sinceramente speravo che oggi riuscivamo a vincere, però anche oggi è andata così. Tra l'altro, vabbè, avevamo messo anche qualche difensore in più, cosa che non era accaduta altre volte. Altre volte, quindi è così, dai. Questo è il calcio, diciamo. Comunque è una classifica cortissima, può ancora succedere di tutto. Sì, vedo il Pisa dove sta, quanto stava indietro a noi, mi fa riflettere sta cosa un po'. Il Pisa, quanto, dopo che aveva perso qua, quanto era indietro? 7-8 punti, mi sembra. E quindi, vabbè, dai, il calcio è così, che devi fare? Speriamo adesso che sabato prossimo, adesso ogni partita è una finale, però ecco, è un peccato perché noi siamo sempre stati là, nelle prime posizioni, adesso stiamo un po' scivolando e speriamo di no. Senti, oggi era il giorno del CDA, si è letto di un clima distensivo, sì, molto, confermi? Sì, assolutamente distensivo, e abbiamo preso atto, come l'altra settimana, delle dimissioni di Orgoglio Amaranto della società di Massimo, però clima assolutamente tranquillo, quindi andiamo avanti tranquillo. Fino a martedì non si sa se ci sarà l'amministratore, sì, unico, sì, o se ci sarà un nuovo CDA. Sì, adesso, perché Orgoglio forse vorrebbe proporre un altro nome, chiaramente me lo proporranno e vediamo, è sempre un piacere avere i tifosi nel CDA, però adesso vediamo con tranquillità. Però ripeto, la cosa interessante è che c'era un clima di serenità, e questa è la cosa poi al di fuori del calcio, la cosa più importante per rapporti umani. Un clima cordiale che però ha confermato in questo CDA quello che si sapeva, cioè l'uscita di Massimo Anselmi dal consiglio di amministrazione e anche di Roberto Cucciniello. Adesso bisognerà capire cosa accadrà, perché il consiglio, siccome non c'erano probabilmente una soluzione pronta, o amministratore unico Giorgio Lacava oppure un nuovo consiglio, un nuovo CDA con altri nomi, probabilmente questi nomi ancora non c'erano, e quindi è stato chiesto sostanzialmente di prorogarlo il CDA fino a domani, fino a martedì. Quindi domani ancora non trapela cosa potrebbe accadere, perché Orgoglio Amaranto deve sciogliere la riserva sostanzialmente se mette un proprio rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione. In questo caso quindi ci sarà un nuovo CDA in cui potrebbero esserci benissimo solo Lacava e appunto questo diverso rappresentante di Orgoglio Amaranto. Ricordiamo che con le dimissioni dal CDA di 2 soci su 3 in automatico il vecchio CDA decade, quindi o amministratore unico Lacava o nuovo consiglio con nomi diversi, o con Lacava più altri nomi e il rappresentante di Orgoglio. Questo, diciamo, è quello che potrebbe accadere domani. Al momento non trapela quale sarà, insomma, la decisione del comitato, che come sempre, come giusto che sia, insomma, prende
le proprie decisioni all'unanimità. Quindi staremo a vedere che cosa accadrà, quale sarà poi la governance fino alla fine della stagione, più che altro per dare un attimo anche di stabilità, di tranquillità anche alla squadra in questo finale di campionato. Poi a giugno magari la cosa sarà ulteriormente sistemata. Tra poco sentiremo anche il sindaco Ghinelli su anche questi dissidi interni che ci sono stati in questi mesi. Adesso chiedo invece al grande tifoso Jacopo, che ha portato questa bella sciarpa, questa la porti sempre con te? Sì. Bene. E che cosa hai provato guardando questa partita, che era molto importante perché l'Arezzo insomma sperava di salire in classifica? Esatto, allora, a me che ho provato, infatti, rabbia, perché l'Arezzo volevo che vincesse, perché sono 4 gare senza segno di vittoria. E quindi bisogna che adesso si ritorni a vincere, si gioca con la Pro Patria adesso sabato. Sì, perché quella Pro Patria ha fatto una quadretta di livello che adesso potrà imbattare il risultato, non di perderla. Molti tifosi dicono ti è piaciuto dal canto le sostituzioni che ha fatto. Allora, i miei nel canto, sì, molto utili. Bene. Sentiremo allora che formazione manderà in campo sabato contro la Pro Patria. Adesso invece sentiamo il sindaco Ghinelli sia sui lavori che dovrebbero essere svolti allo stadio, sulla numerazione dei posti e sull'illuminazione che andrà potenziata, e poi risponde anche alle domande se cosa ne pensano di questi dissidi interni all'Arezzo tra i soci, e lui dice: non ci voglio mettere bocca. Sentiamo. Si tratta di due diciamo, provvedimenti a prestamenti diversi. Uno è quello, come diceva, delle poltroncine, che bene o male portano un valore aggiunto allo stadio, perché sono elementi nuovi che vengono messi per dare un posto certo agli spettatori. Premetto che è una misura assolutamente abnorme rispetto alla necessità dello stadio di Arezzo, che ha comunque una capienza largamente maggiore a quella che oggi il suo pubblico richiede. Però su questa ritengo che sarà difficile che possa uscire dalla competenza dell'amministrazione. Cosa diversa è la questione delle luci, dove viene chiesto un'implementazione di una nuova potenza, questo per le riprese televisive, quindi legato alla società, legato a quello che si fa nello stadio. C'è anche da vedere in che modo potrà essere fatto questo aumento di potenza, perché non è detto che le torri faro possano rimanere le stesse, perché con nuovi proiettori aumenta la spinta del vento sulle torri faro, che potrebbero non avere la riserva di resistenza per poter sopperire a questa maggiore domanda di resistenza agli sforzi orizzontali. Non so come andrà a finire, stanno facendo dei calcoli per vedere se si possono semplicemente aggiungere lampade oppure no. Nel caso che si debbano aggiungere lampade, ritengo opportuno che sia la società che se ne faccia carico, anche perché recepisce un cespite dalle antenne di telecomunicazioni che si trovano sulle torri faro, quindi appositamente gli era stata data la gestione di questa parte. Se si dovesse trattare di fare le torri faro nuove, dovremmo riparlarne, perché cambiano completamente gli importi, e quindi capisco anche la difficoltà della società. È stato un periodo veramente difficile, un periodo nel quale la città si è dovuta misurare con un tema noto, perché non era la prima volta che succedeva, e per la prima volta la città ha dato una risposta esauriente, per cui ha trovato le risorse per poter pagare il debito sportivo e riuscire a tenere in piedi la società. Devo dire che per parte sua la società a questo punto ha ben operato, perché l'Arezzo ha una posizione in classifica sulla quale a inizio campionato nessuno avrebbe scommesso, quindi vuol dire che è stato fatto un percorso positivo, ragionevole, virtuoso. Le ultime sbandate delle ultime giornate le ritengo delle sbandate passeggere. Mi auguro che con la seconda in classifica faremo una bella figura. Non ci voglio mettere bocca, ci sono delle esigenze da una parte e dall'altra. Io la vedo sempre come il bicchiere mezzo pieno. A questo punto si semplifica l'organo di governo della società. Un consiglio di amministrazione potrebbe passare da 3 a 1 ed essere comunque un consiglio di amministrazione monocratico. Non è che le dimissioni sono dalla società, sono dal consiglio di amministrazione. Quindi vediamola positivamente. Non credo che ci siano gli spazi per arrivare a una composizione di questa diversa visione di gestione della società.
Però ripeto, se comunque le cose vanno bene, può funzionare anche con l'organo monocratico. E insomma, il sindaco Ghinelli, giustamente, anche perché è una questione poi alla fine interna ai soci che comunque rimangono tali, quindi l'uscita dal CDR di cui parlavo prima non significa che escono poi al momento della compagine societaria, escono solo dal CDA Anselmi e Orgoglio Amaranto, quindi vedremo come si evolverà anche questa situazione che abbiamo sempre detto, insomma, non particolarmente simpatica. Da aggiungere sulla partita con il Piacenza, avete sentito prima dal canto, è stato chiesto anche su Salifu, perché non è stato inserito Salifu magari al posto di Basit, è stato scelto Remedi, e avete sentito prima la spiegazione dal canto, un Basit aveva già preso un giallo e ha rischiato anche di prendere il secondo, è un giocatore di grande talento ma che rischia spesso di non finire la partita, e quindi questo è l'aspetto su cui deve lavorare, perché poi come tecnica ha fatto un assist bellissimo in un'azione d'attacco che ha avuto l'Arezzo, quindi dal punto di vista tecnico il giocatore effettivamente è di grande talento, vedremo cosa riuscirà alla fine a conquistare l'Arezzo anche in sede di mercato in questa sessione che ci sarà nei prossimi mesi. Allora Jacopo, diciamo forza Arezzo in conclusione. Sì, forza Arezzo, si spera che non ci sono degli aiutini degli arbitri, ecco. Bisogna averli, dici? No, che non ci siano aiutini contro, esatto, di gialli, di rossi, di VAR, di tutto. Bisogna stare attenti, esatto. Grazie Jacopo, complimenti, a presto. E adesso noi vediamo delle immagini di una bella iniziativa sociale dell'Arezzo, che c'è stato un cordone di bambini affetti dal disturbo dell'autismo prima della partita, che hanno accolto i giocatori in campo, e è stato davvero un bel momento, e allora riviviamolo con queste immagini, e alla prossima settimana.